Siamo con Gianfranco Lauriola, presidente della Polisportiva Calciadown. È terminata da pochi minuti il big match dell'eccellenza molisana. La Polisportiva Calciadown ha battuto il Treppini per 1-0, una vittoria che può valere un campionato. Certo, è presto ancora per dirlo, però oggi era fondamentale qui venire a prendere punti. Mi è di obbligo fare i complimenti alla squadra delle Treppini, a tutti i dirigenti che si sono comportati in un modo sportivo e corretto, lontano da quelli che erano i presupposti di un clima rovente, un clima di astio. E abbiamo avuto un'accoglienza che veramente fa onore a questi ragazzi e questi dirigenti che sono tutti giovani. Io ho 70 anni e ho detto a loro di continuare su questa strada, perché queste giornate onorano lo sport. Certo, il presidente Pepe, il direttore sportivo Loffreda, anche in altre occasioni ha dimostrato di essere persone molto molto sportive in questo senso. Presente sulla gara, la squadra oggi una prestazione davvero ottima sotto tutti i punti di vista. Sono contento che sei venuto tu, che rappresenti il Subappennino, a testimoniare questa partita gagliarda di questi ragazzi che, anche se non uscivano vincitori, oggi hanno sputato l'anima in mezzo al campo e praticamente alla fine è stata premiata la squadra che secondo me, penso anche secondo te, ha meritato, giocando a corta e non disdegnando quelle azioni offensive, perché oltre al gol si poteva pure arrotondare il punteggio. Siamo con il direttore sportivo dei Treppini Matese, Carlo Loffreda. Direttore, innanzitutto le porto i complimenti del presidente della Polisportiva Calciadown, Lauriola. Ha detto che ha trovato un clima sportivo, siete delle persone fantastiche sotto questo aspetto. La gara, una gara decisa da questo gol di Lombardi, però questa squadra oggi non è stata il Treppini che conoscevamo. Beh, comunque innanzitutto ringrazio il presidente Lauriola, è sempre gentilissimo. Oggi diciamo che abbiamo sancito anche una sorta di... restaurato un rapporto amichevole che avevamo nel tempo, che si era un po' inclinato lo scorso anno, ma cose che fanno parte del calcio. Oggi credo che abbiamo anche restaurato questa sintonia che ci legava da prima e che ad oggi ci rivede ancora di più, stringerci ancora di più nell'amicizia calcistica, che poi è giusto che sia così. Sì, la partita di oggi è stata una partita strana. Diciamo che noi in settimana, con tutto lo staff, il mister, i ragazzi, abbiamo cercato di tenere basse le tensioni, anche perché alla vigilia era una partita importante, era una partita dove da dentro fuori. Però alla fine il gol di Lombardi, un bel gol, ho visto veramente di ottima fattura, e ci ha un po' spezzato le gambe. Diciamo che il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, una partita dove le squadre si studiavano, si temevano nella giusta dimensione. Forse nel primo tempo siamo stati un pochino, abbiamo giocato un pochino meglio noi, però nel secondo tempo siamo rimasti nello spogliatoio. Questo lo devo dire a mio malgrado, ne abbiamo già un po' accennato con il mister, siamo un po' rimasti sulle gambe. Loro è venuta fuori la loro tecnica, la loro bravura, non lo dico io ma lo dice la classifica, lo dice i nomi che hanno in squadra, che comunque è sicuramente una buona squadra. È andata bene. Anche dopo il gol hanno avuto comunque altre occasioni per chiuderla, noi abbiamo fatto ben poco il secondo tempo anche per cercare di pareggiarla. Senta Loffreda, adesso però domenica avete l'occasione per il riscatto, andate a Venafro, la Polisportiva Calciadown riposa, quindi avete ancora la possibilità di andare a un punto e quindi tenere ancora lì sulle spine la formazione pugliese. Sì, no, ma questo, la prima cosa ho detto ai ragazzi, che stavano abbattuti, qualcuno usciva qualche lacrima, non ti nascondo anche la mia emozione, però ho detto ragazzi, il nostro campionato non è ancora finito, domenica affrontiamo il Venafro, che è comunque un'altra battaglia. Dobbiamo andare lì e dobbiamo cercare di fare risultati per riportarci a meno uno dalla Polisportiva Dauna,
e quindi tenere ancora aperto il campionato, perché comunque la gioventù c'ha ancora da affrontare allo stesso Venafro, il Vasto Girardi, comunque ha ancora delle partite ancora dove può perdere punti, perché poi le partite durano 90 minuti, non è nulla scritto, questo è il bello del calcio, quindi tanto la partita la puoi vincere, tanto la puoi perdere. Noi dobbiamo essere bravi a stare alle calcagne della squadra della Gioventù Calcio Down e poi aspettare in un passo falso. Loro hanno aspettato tanto che ne facessimo uno e noi aspettiamo lo stesso. Grazie. Allora, ci ha raggiunto in postazione il direttore sportivo della Polisportiva Calcio Down, Luigi Testa. Allora, direttore, una vittoria che sancisce forse la definitiva consacrazione di questa squadra protagonista assoluta di questo campionato di eccellenza. No, siamo ancora con i piedi per terra, abbiamo vinto una battaglia, adesso ci aspetta fra 15 giorni un'altra battaglia con il Venafro in casa. Noi ci tenevamo a rimanere primi e ci siamo riusciti, senza scongiuri e senza calcoli matematici, queste cose qua, vincendo tutte le partite abbiamo vinto il campionato. Senti, sulla gara di oggi la squadra ha dimostrato una forza, un urto impressionante, soprattutto prima nel primo tempo quando ha retto all'offensiva dei locali, poi nella ripresa quando ha spadroneggiato in campo. No, era una partita molto sentita anche dai ragazzi, come infatti qualcuno è uscito un po' nella ripresa, avevamo qualche acciacco, come infatti si è visto, abbiamo subito due sostituzioni per infortunio, si sentiva anche la mancanza di Ciro dell'Aquila a centrocampo, abbiamo perso subito Manolo dopo 20 minuti, Vitale dopo 25 e poi dopo al secondo tempo si sono scrollati questa tensione di dosso e sono usciti fuori. Adesso c'è la sosta, c'è il riposo, poi affrontate il Venafro, un altro duro scontro verso quella Serie D che sui Monti Downi si aspettano da tanti anni. Adesso bisogna mantenerla questa vetta, una volta raggiunto, oggi ancora non mi sentivo primo in classifica perché c'era questo riposo, da oggi posso dire che stiamo primi in classifica. Va bene, grazie a Luigi Testa. Prego. Siamo con Antonio Lombardi, l'autore del gol della vittoria della Polisportiva Calcio Down sul Treppini Matese. Lombardi, un gol che potrebbe valere un'intera stagione. Beh, a questo punto spero proprio di sì. È arrivato. Vabbè, se questo si può definire un gol che vale un campionato, è giusto che sia così. Tra l'altro un gol che porta tanto entusiasmo tra i tifosi accorsi fin qui a Capriate. Senta Lombardi, adesso c'è la sosta, poi la gara contro il Venafro, un'altra partita importante. Questa squadra adesso è sulle ali dell'entusiasmo, può correre verso quella Serie D che ci aspettiamo tutti. Sì, ormai sono tutti scontri diretti, ora riposiamo, poi la settimana dopo abbiamo un altro scontro diretto, se vinciamo quella diciamo che siamo un passo dentro. Bene, grazie Antonio Lombardi.